Questo è lo tsunami più potente di tutto Minecraft, che provocherà l'estinzione di qualsiasi entità sul suo cammino. Proprio per questo, quest'oggi andremo a creare l'arca di Noè, che ci permetterà di salvare più mob possibili. Però prima di partire vi ricordo di lasciare un bellissimo like, e se avete voglia pure di premere il pulsantino bianco qua sotto, che non costa nulla. Ma detto questo, andiamo a crearla. Bene ragazzi, come avete capito, quest'oggi la situazione è molto grave, perché sta per arrivare uno tsunami e noi dobbiamo creare una barca, un'arca, quel diavolo che volete, in modo da salvare tutti questi animali e non farli estinguere. Quindi, proprio per questo, oggi andremo a creare l'arca di Noè su Minecraft. Ora, sicuramente una cosa molto particolare, un progetto molto ambizioso, ma che secondo me verrà fuori una figata unica. Proprio per questo abbiamo esattamente una cosa come 16 animali, 16 razze per la precisione, da salvare. Quindi, senza perdere tempo, partiamo con la creazione dell'arca di Noè. Ora, come vediamo, abbiamo questi 16, cioè 16 razze con 32 animali. Che poi i villager non so se includerli tra gli animali o tra altro, ma comunque questo ci pensiamo dopo. È la cosa minore tra tutti i problemi che abbiamo, perché la priorità al momento è quella di costruire un'effettiva arca. Per costruire l'arca semplicemente ricopriamo due materiali, ovvero del legno e soprattutto le travi, che sosterranno tutta la costruzione. Quindi queste dovrebbero andare più che bene. Ora allontaniamoci un po' qua dal porto e iniziamo la creazione della nostra arca, perché fra poco arriverà l'alluvione più potente di sempre di Minecraft, che permetterà un mega tsunami di abbattersi e distruggere tutto quello che troverà sul suo cammino, e noi saremo gli unici a salvarsi insieme a quegli animali. Ora, secondo i miei calcoli, vorrei mettere 8 celle di animali per lato, quindi facciamo che qua c'è la prima, che sarà larga 5, e poi qua ne avremo un'altra, e in totale ne dovremo fare 8 fino alla fine. Bene, e questa sarà la base della nostra arca. Ora devo solo allargarla un bel po' in spessore e farei già anche la punta, così poi qua naturalmente ci metteremo la nostra casa, cioè diciamo che la prua sarà effettivamente dove abiteremo noi. E adesso facciamo solo la chiusura con 4 da 1, e questa sarà esattamente il centro della nostra arca. E ora quello che abbiamo fatto di qua semplicemente lo ricreiamo dall'altro lato. Bene, ed ecco qua la nostra arca, cioè la base della nostra arca completa. Come vedete, verrà una cosa imponente. Proprio per questo noi ci piace così. Ora riempiamo tutta la base in modo che abbiamo almeno dove mettere i nostri animaletti amati. Ora che abbiamo la base, gli dobbiamo dare effettivamente una forma d'arca. Proprio per questo, ora prendiamo da qua e iniziamo ad alzarla in questa maniera. E come vedete, piano piano prenderà una forma ricurva proprio da barca. E di conseguenza, con la forma ricurva, potremo andare a galleggiare sperando che gli animali non vadano a fondo, in poche parole. E guardate quanto non è bella quest'arca. Sì, lo so, sono troppo bravo a costruire delle arche, ma la cosa più importante è salvare quegli animali. Per questo, ora che abbiamo finito lo strato esterno, bisogna passare allo strato interno. E per lo strato interno andremo a fare una struttura del genere, rinforzando i pilastri e poi andando a chiudere tutti i bordi con legno, in modo che le travi interne sosterranno il peso interno e quelle esterne sosterranno il peso esterno. E la forma mi ispira un sacco, quindi continuiamo col progetto fino a concludere tutta questa zona, perché poi una volta che concluderemo l'esterno potremo passare con la costruzione degli habitat di ogni singolo animale. E ragazzi, ammirate la maestosità di che non è quest'arca, una roba imponente e gigantesca, che permetterà naturalmente a tutti i nostri animali di stare tranquilli e al sicuro, mentre che qua arriverà uno tsunami e una mega pioggia che disintegrerà tutto quello che trova sul suo cammino. Proprio perché li dobbiamo salvare, ora andiamo a iniziare a chiudere giustamente l'arca, quindi gli diamo anche una forma al tetto. Quindi per far bene questa zona, ora qua andiamo a chiudere il tutto in questa maniera. Qua andremo a mettere delle fence che faranno da finestra, quindi le mettiamo anche belle spesse, perché noi vogliamo avere tutto lo spazio del mondo. E ora qua tiriamo su un'altra trave, la stessa cosa la facciamo da qua, quindi da questo lato. Quindi quanti blocchi sono? 2, 3, 4, 5, 6. Ok, così. E guardate qua che bell'aspetto che sta prendendo.
Ora poi qua mi devo tirare delle travi che vanno fin là in fondo e collegare il tutto a questa trave centrale, per poi andare a mettere altre travi qua. E ognuno di questi buchi in mezzo alle travi sarà un habitat di un animale. E ragazzi, ora sì che rende quello che vi volevo dire prima, ovvero l'imponenza di questo progetto, la grandezza. Perché guardate adesso quanto è largo, e soprattutto quanto spazio c'è tra una zona e l'altra. E poi vi chiederete: ma Zixon, perché qua non hai continuato le travi come hai fatto fin lì? Semplicemente perché poi in quella zona dovrò metterci tutta la mia effettiva casa, perché sopra io non ci sto. Già, io devo stare giustamente al sicuro come tutti gli animali. Sono anche una razza vivente e quindi merito di sopravvivere come tutti gli altri. Detto ciò, è giunta ora di creare gli habitat per gli animali. Per questo andiamo a separare i vari habitat con una bella finestra alta. Così, ok, sì, direi che ci può stare. E sopra andiamo a prendere delle slab e delle trapdoor e andiamo a chiudere il tutto lasciando al centro giustamente una finestra, giusto per far vedere qualcosa a questi poveri animali che verranno malamente rinchiusi qua dentro. Ma alla fine è per il loro bene, quindi spero che comprendano e che non si rivoltano. Bene, e ora che abbiamo tutta la zona qua sotto bella che pronta, è il momento di iniziare ad allargarci. Quindi prima di tutto questa zona sarà interamente dedicata a riserve di cibo, ad animali che vogliono entrare, cioè più che altro animali. Gli animali li metteremo qua dentro, alla nostra casa e a tutto il resto. Ma ora quello che voglio fare in questa zona è quello di costruire una scala, perché noi ovviamente in qualche modo dobbiamo scendere lì sotto, e sicuramente senza una scala diventa difficile. Quindi prendiamo del bellissimo legno di spruce e prepariamo una nuova casa, cioè una nuova casa, per meglio dire la discesa che ci porterà dentro. Per questo scendiamo un po' con le scale e ora andiamo a portare tutta questa zona verso il basso, in modo che questa scala sarà quella che ci porterà sulla parte superiore della nostra imbarcazione e su quella inferiore dove avremo tutti i nostri animaletti. Naturalmente ci mettiamo dei sostegni, perché non vogliamo che questa scala abbia dei cedimenti, perché se dovesse avere dei cedimenti non sarebbe una bella cosa. E adesso abbiamo anche la scala che ci porta su e giù dalla nostra nave. Ora giusto qualche decorazione in più. E adesso devo fare solo l'ultima cosa, ovvero andare a circondare ognuno di questi ingressi giustamente con le fence, perché io non voglio caderci per sbaglio dentro uno di questi buchi, anche perché secondo me mi ci spacco le gambe. Quindi ora che abbiamo tutta anche questa zona superiore in questa maniera, è il momento di preparare la recinzione attorno alla parte superiore, in modo che, come vi ho già detto, per la zona interna, oltre a non cadere dentro la barca, dobbiamo pure evitare di cadere all'esterno. Per questo andiamo a mettere questa recinzione che ci aiuterà proprio in questo, e soprattutto darà anche quella forza in più alla nave di resistere agli impatti che daranno le onde dello tsunami. E guardate qua che gioiellino che sta venendo fuori. Ci ho pure fatto una bella bonda sulla prua, giusto per dargli quel tocco di classe che gli mancava. Ma adesso che anche lì è completo, possiamo finalmente iniziare col creare gli habitat degli animali. Per questo partiamo dai più semplici, e i più semplici sono le pecore. Quindi per le pecore semplicemente creiamo una zona bella piena d'erba, dove potranno brucare l'erba quanto vogliono. Quindi posizioniamo un po' di terriccio qua, dove poi metteremo sopra le pecore. Lo facciamo arrivare fin qua, e qua dietro, giusto per non lasciare tutto così spoglio, ci mettiamo delle belle foglioline. Gli diamo anche una forma irregolare per non dare troppo nell'occhio. E guardate qua che carino l'habitat delle pecore. Ora naturalmente davanti prendiamo del vetro e andiamo a chiudere il tutto. Magari facciamolo bene, ecco. E ora chiudiamo il tutto. Ma prima di chiudere ufficialmente il tutto, dobbiamo andare a prendere le nostre pecore. Quindi miei cari pecorelle, venite qua con me che vi porto in un bel posto. E sì ragazzi, le prenderò così di prepotenza, perché non c'è tempo da perdere. E se perdiamo tempo, lo tsunami arriva e nessuno di questi animali si salva. Quindi anche te vieni qua, maledetta pecora. Bene, e la prima specie è al sicuro. Per questo ora passiamo alla seconda, che è il maiale. E per il maiale ci vedo benissimo questo materiale. Anzi, sai che ti dico? È meglio del fango. Sì ragazzi, per i maiali ci mettiamo del bel fango, che a loro piace il fango. E ragazzi, naturalmente fatemi sapere qua sotto nei commenti se secondo voi riuscirò a salvare
tutti questi animali o fallirò miseramente e li farò morire tutti. E anche fatemi sapere se vi piace la barca, datemi un bel voto da 1 a 10, ma guardate fino a fine video prima di giudicare. Ora prendiamo i nostri due bellissimi maialini e portiamoli nella loro nuova casa. E perché si è messa a piovere? Questa cosa non promette bene, vuol dire che qua la pioggia più potente di sempre. Se inizia sarà un grosso problema, quindi muoviamoci a portare tutti gli animali nel loro posto. E però effettivamente poi c'ho le rane, quindi in realtà ai maialini gli potremmo cambiare habitat. Quindi per il momento, signori maialini, restate un attimo lì che vi cambio un attimo qua. Bene, e direi che ora è decisamente meglio, quindi recuperiamo i maialini dove cavolo siano finiti e buttiamoli nel loro nuovo habitat, ovvero qua dentro. E restate lì dentro, ragazzi, perché lì è l'unico posto nel quale sarete al sicuro. E ora passiamo alla mucca. Per la mucca prenderei della semplice terra, anzi no, alla mucca ci diamo sempre dell'erba che secondo me gli piacerà un sacco. E qua dietro andiamo a mettere dei bei blocchi di pelle, perché almeno si capisce che ci stanno le mucche. Ora copriamo come prima qua davanti e andiamo a prendere le mucche. Quindi signori mucche, anche voi avete la nuova casa. Che poi i polli non so dove metterli, qualcosa mi verrà in mente per i polli. Ed ecco anche la tua cara e amata sorellina. Ora chiudiamo pure voi. E direi che a sto giro potrei iniziare a pensare agli orsi polari. Per gli orsi polari prendiamo della bella snow e prendiamo anche del ghiaccio, che secondo me non gli dispiace. E ora andiamo a ricreare un bioma artico. Per questo mettiamo un po' di neve qua e là, mettiamo anche un po' di ghiaccio, giusto per ricreare quell'effetto artico che agli orsi polari farà piacere. E guardate che spettacolo che è venuto fuori quest'habitat. E ora portiamo gli orsi polari, che spero che gli piaccia l'habitat, se no mi mangiano vivo e non ci tengo a essere mangiato vivo. Ed ecco pure il tuo fratellino. No, no, non morire, non morire. Perché? Perché l'ho messo male? L'ho messo male. Scusami mio. No, 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 vieni qua, vieni qua. No, 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 no. Ok, rimani vivo che sei l'ultima specie di orso polare vivente. Quindi cerchiamo di non farli morire questi animali. Di fianco agli orsi polari andiamo a mettere un altro animale molto speciale e anche molto, diciamo, in estinzione, ovvero il panda. Posizioniamo un po' di terra qua, così mettiamo del bambù, perché sennò senza il panda non vive. Qua dietro andiamo a mettere tipo degli alberelli, almeno così non si sentirà proprio isolato. E qua andiamo a mettere del bambù, con il quale lui sarà felice e si godrà la vita. Quindi piccoli panda, venite con me che vi porto nel posto più bello che esista. E ora passiamo alle volpi, che anche loro meritano un habitat molto particolare. Cioè in pratica tutti gli animali meritano un habitat a loro adeguato. Questa cosa è bella e anche abbastanza noiosa da fare. E per il suo habitat naturalmente mettiamo delle berries, perché come sappiamo, essendo che vivono nel bioma della spruce, lì è pieno di queste, quindi presumo che si nutrano di queste e di polli. Ma i polli non glieli posso dare da mangiare. Amiche volpi, venite con me che vi porto in un bel po'. Cosa diavolo hai? Hai una pioma! Ti sei mangiato una gallina! Ma ste volpi, perché io le devo chiudere qua dentro? Questi si mangiano tutto. Bene, e fate le brave qua dentro. Questa si è già mangiata delle bacche. Vabbè, pure questa si è già mangiata delle bacche. A quanto pare gli piace il mio habitat. E ora occupiamoci di loro, dei nostri cari villager, che senza non faremo nulla. Gli facciamo un bel pavimento con della cobblestone, che io non gli dispiacerà. Qua nel muro andiamo a separare il tutto in questa maniera, perché ora metteremo un po' di cose, perché naturalmente, come sapete, i villager fanno 500 cose diverse. Per questo andiamo a mettere qua nel muro delle belle librerie, almeno possono studiare quanto vogliono con delle lanterne. E ora qua per terra, magari tipo qua andiamo a mettere la grindstone, qua una bella fornace, qua mettiamo uno smoker, qua una smiting table, qua questo, la brewing stand. E direi che il loro habitat è più che completo. Per questo andiamo a prendere i nostri cari villager e portiamoli nella casa più bella di sempre. Bene, perfetto. E ora rimanete lì dentro e godetevi la vita. E ora qua nell'ultimo habitat che metteremo in questa zona ci metteremo le api. Per questo prendiamo dei bellissimi fiorellini. Ok, vediamo un po' che fiori abbiamo. Direi che gli prendiamo sicuramente questi, questi, questi. Tutto quello che possiamo glielo prendiamo. Poi naturalmente anche dei bei alveari dove potranno riprodursi. E ora creiamo il loro habitat. E voi ditemi se questo non è uno spettacolo. Ora andiamo a prendere le nostre care amate api, perché dovranno decidere loro se è valido oppure no. Quindi amica mia, vieni con me. Quanto sono belle le api prese così. Sono tipo la cosa più bella che esista. Goditi tutti i fiorellini. Ah, si è già andata a mettere
carattere dentro l'alveare. Buon per lei. E portiamo pure la sua sorellina qua con lei. Perfetto, e ora che tutto questo lato è completo, possiamo passare a quest'altro. E il primo mob sarà esattamente un mob conosciuto benissimo per essere anche il più fastidioso in alcune situazioni, ma anche il più carino, ovvero la capra. E la capra, essendo che vive sulle montagne, crea un bel abitato di montagna. E ora mettiamoci dentro le nostre amate capre. Guardate che bello che è questo bioma. Perfetto, capre messe nel loro posto. Ora occupiamoci dei conigli. I conigli gli farei un bel abitato desertico. Copriamo anche le pareti. E ora portiamoci i conigli. Spero che in tutto ciò questi animali piacciono il loro habitat, perché se non dovesse essere così, potrebbe essere giusto un piccolo problema per me. Ma dai, gli piaceranno. Ci sto mettendo tanto amore e impegno alla fine. Ma tralasciando i conigli, ora passiamo a un animale che vi ho già detto prima, ovvero le nostre care amate rane. E per le rane, essendo che vivono nella palude, ci faremo un bel bioma paludoso. Ora per i polli non perdiamo tanto tempo, perché tanto gli bastano due cosette in croce. Qua facciamo pure tipo così, tanto i polli vivono lo stesso. Gli mettiamo naturalmente magari un po' di grasso, così possono reperire i semi e vivere la loro vita in pace. E magari, ecco, diamogli un po' più di regolarità qua. Quindi tanta erba per loro. E tu, piccolo pollo, dove pensi di andare? Tu non scappi, tu rimarrai qua dentro per il resto della tua vita. Ovviamente in senso buono, non mi guardare storto. Io intendevo senso buono, che rimarrai lì per il resto della tua vita. E ragazzi, se mi sto muovendo perché ho guardato il calendario e mancano esattamente pochi minuti all'arrivo dello tsunami. Per questo sto cercando di salvare gli animali nel minor tempo possibile. E adesso passiamo all'habitat del cavallo. Ora li mettiamo nel loro habitat. E in tutto ciò ho pure realizzato che a me manca pure la parte dove vivrò io e dove metterò le scorte di cibo e tutto. Quindi in realtà sono molto indietro col programma. E ripeto che fra poco arriva pure lo tsunami, e questa cosa non promette per nulla bene. Ora creiamo l'habitat dei pappagalli, che essendo sempre anche loro degli animali della giungla, gli faremo un habitat molto 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 da giungla. E direi che così ora mettiamo giusto qualche liana così ed è già pronto in realtà. Quindi pappagallini, venite con me che vi porto nella vostra nuova casa. E tu non fare il furbetto che vuoi scappare. Perfetto, godetevelo. E ora mancano solo gli ultimi due animali, ovvero i gatti e i lupi. Per i gatti faremo un habitat che gli ricorderà le case dei villager. E le case dei villager, beh, le faremo così, perché abbiamo poco tempo, ok? Quindi, gattini belli, venite con me che vi porto nella vostra casa. E il problema, ora, non so cosa fare per l'habitat dei lupi, perché i lupi non saprei dove metterli. Cioè, qual è l'habitat dei lupi? La spruce forest? Non lo so, ora valuterò. Ma nel frattempo i gatti li abbiamo messi al loro posto. E per i lupi probabilmente sì, andiamo di spruce perché è il loro habitat. Quindi, amichetti miei, venite con me che almeno vi porto in salvo. Ed adesso sono tutti in salvo gli animali. Per questo mettiamo l'ultimo lupo. E adesso possiamo anche chiudere qua. E sono tutti belli al sicuro. Per questo ora devo solo arredare il resto della barca. Quindi, signori villager, vi rubo un attimo le lanterne che mi servono. Grazie, arrivederci. Illuminiamo il tutto per non far mancare luce. Ora qua dietro dobbiamo arredare il tutto in modo che si possa vivere. Ed essendo che questa è la zona dove metteremo le scorte e tutto, prendiamo delle trapdoor e oltre a mettere naturalmente le scorte, mettiamo pure le nostre ricchezze. Quindi tutti i barrel li mettiamo qua, che saranno pieni 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 di oggetti. E ora nella zona qua in fondo riempiamo il tutto di provviste per i nostri vari animali. Quindi melone, bambù, tutto quello che può servire lo mettiamo qua. Quindi Abel per i cavalli, le mucche, le pecore, tutte sta robe qua. E infine anche un po' di zucche, che non fanno mai male e possono sempre aiutare. Perfetto, ora direi che possiamo pensare anche di costruire la zona dove vivremo noi. Quindi piazziamo un bel pavimento in questa zona e qua farò anche la mia camera da letto. Per questo posizioniamo un bel letto qua, almeno posso starmene bello tranquillo. E ora devo fare anche il bagno. Il bagno lo andiamo a mettere qua in questo punto, che secondo me è perfetto, bello privato, nessuno mi guarderà. Ci mettiamo anche un bello specchio. Ah, e questo sì che vita. Sì, diciamo che vivo in uno spazio molto piccolo, però vabbè, si fa quello che si può alla fine. Da sto lato ci mettiamo una di quelle cucine che non si può dimenticare. Poi naturalmente anche il frigo, perché senza non so dove mettere la mia
mia roba. Qua ci mettiamo una bella poltrona dove sederci, un po' di svago qua davanti, anzi qua in fondo, così la sente tutta la barca, la mia rock and roll. E infine facciamo anche una bella zona studio qua al centro della nave. Direi che qua potrebbe andare perfetto. Quindi un bel telescopio, un microscopio, un mappamondo, dei libri, tutto quello che può servire. E adesso diciamo che questa barca manca solo di una zona che copra la zona centrale. Per questo, per evitare che la barca affondi, iniziamo a mettere delle belle, un bel tetto anche qua al centro. E ragazzi, adesso la nostra arca è ufficialmente pronta a salpare. In realtà spero che non debba salpare, ma nel caso che arriverà lo tsunami, sarà pronta a portarci in salvo. Quindi beh, ora aspettiamo e vediamo cosa accadrà. Ok, ma in tutto ciò sembra non stare arrivando. Quindi alla fine forse non era vero che stava arrivando lo tsunami. Ok, scherzavo, sta decisamente arrivando. Teoricamente la mia arca dovrebbe resistere a quel robo. O almeno questo è ciò che spero. E magari sai che ti dico, forse conviene chiudere questi buchi, perché se l'acqua dovesse entrare potrebbe essere un serio problema. E mi devo muovere perché letteralmente qua sta arrivando. Quindi chiudi tutto il più velocemente possibile. Quanto manca è letteralmente vicino. 2 metri e mi colpisce. Mancano gli ultimi buchetti da chiudere. Il tetto non è stata una buona idea, era proprio meglio semplicemente farla piatta questa zona. E teoricamente basta che chiudo qua e non dovrebbe più entrare nulla, giusto? Almeno teoricamente dovrebbe funzionare così. Ok, teoricamente non ci sono più buchi, quindi ora, giusto per curiosità, fammi vedere qua fuori come siamo messi. E sto per essere letteralmente sommerso. Sì, manca 2 secondi, verrò impattato da questo tsunami. Quindi vorrei gustarmelo mentre che mi assorbe. E lì siamo già stati colpiti, quindi ora rimane solo da vedere se resisteremo all'impatto da sopra. Voi animali, tutto bene? Sembra di sì, e siamo sott'acqua. Quindi se siamo sott'acqua e non siamo totalmente, e siamo ancora vivi, vuol dire che è andato tutto bene. Almeno spero. Spero che il vetro non si rompe, giusto? A parte che non ci ha ancora colpiti l'effettivo tsunami. Questo è solo dell'acqua sporca, come si suol dire. Buongiorno. Oh mio Dio, quanta acqua. Ok, questo è un serio problema. Chiudi che non voglio acqua dentro. Oh, ma perché deve essere tutto così dannatamente difficile? Bene, e ora stiamo venendo sommersi anche da quello più grosso. Quindi se ora si spacca qualcosa siamo fregati. E oh mio Dio, quanto è grosso quest'ultimo. Comunque sì, ormai la nostra barca è diventata un sottomarino, mi sa. Per caso di il vetro rompersi, non si è rotto nulla, giusto? E invece sì che si è rotto. Posso salvare in qualche modo gli animali? Oh mio Dio, questo è un serio problema. Ma io ora chiudiamo, ripariamo il buco, perché io lo avevo già immaginato che potesse succedere questo. Per questo ho creato un modo di, ecco, sopprimere l'acqua. Speriamo che funzioni. E difatti ha funzionato. Ora speriamo che non ci siano altre crepature nel vetro. Quindi prima o poi salirà questa barca, no? Alla fine è una barca per un motivo, no? E forse siamo saliti. Non vedo più acqua sopra di me, quindi vediamo un attimo qua fuori. E mi sa di sì, siamo decisamente sopra lo tsunami. Ora siamo ufficialmente diventati Zexun Noè. Quindi dopo questo direi che questo video ha avuto il suo successo. Naturalmente fatemi sapere se questa arca vi è piaciuta e dategli un bel voto da 1 a 10 anche sulla funzionalità. Detto questo, ci vediamo domani con un nuovo video. Nel frattempo io mi godrò una bella vacanza su un'arca con milioni di animali e su un oceano infinito.